Lunedì 8 agosto 2016, alle 6 del mattino, io, Antonella, Franca e Silvia ci imbarchiamo sul volo che da Linate ci porta a Bruxelles e da lì, in altre 9 ore, a Kigali, capitale del Ruanda, per ripartire il giorno seguente alla volta di Changugu con un pulmino stracarico in altre 6 ore. Il trasferimento prevede una sosta in un improbabile autogrill, dove approfittiamo dei bagni e mangiamo qualcosa. A Changugu, con il Ruanda, paese considerato la Svizzera d'Africa, lasciamo l'organizzazione delle strade curate per immergerci nella affollata e caotica Bukavu. Dopo 16-17 anni di tentennamenti e dopo che gli abitanti del luogo, oramai increduli, hanno costruito le case ai margini della vecchia strada, sono finalmente iniziati i lavori d'ampliamento con la demolizione di quelle parti di fabbricato su terreno demaniale. La strada è un'importante arteria che, passando da Nyangezi, collega Bukavu alla capitale del Burundi, Bujumbura. La parrocchia di San Pietro Apostolo di Cibimbi a Nyangezi è la prima della diocesi di Bukavu. Fondata nel 1906 da padre Giuseppe, un missionario d'Africa subito dopo morto di malaria, oggi conta 70.000 abitanti, di cui 51.500 cristiani cattolici battezzati, in 115 comunità di base suddivisi in 9 settori pastorali. Nel breve tragitto che dalla parrocchia porta al centro di Nyangezi, ci soffermiamo a salutare alcune donne riunite in una cooperativa sartoriale, sul modello della quale padre Francesco ne sta organizzando una per le mamme vedove della parrocchia, a cui sono già state consegnate alcune macchine da cucire. Nyangezi è un importante centro attraversato dalla strada che da Bukavu porta a Uvira e a Bujumbura. Il suo territorio è governato dal re e qui vive suo figlio, che andiamo a salutare. Dunque, lui è figlio del re. Il re ha un territorio, ha un'autorità. Sì. E lo Stato ha un'autorità, sì. Perché lo Stato è venuto dopo il regno, e dopo, quando è venuto lo Stato, i re sono rimasti. Qui siamo nel territorio di Walungu. Walungu è grande, va da Uvira fino il Burega, fino Kabare, che è un altro regno, capito? Qui c'è il sindaco. C'è il sindaco e c'è il capo della parte di qui, che si chiama in francese groupement. Lui deve rendere conto al re
che è a Walungu, il sindaco deve rendere conto a un altro, però devono lavorare assieme perché gestiscono le stesse persone. Sì, ho capito. Nell'altra grande scuola primaria gestita dalle suore si prepara il pranzo che verrà servito l'indomani per la festa del 25esimo organizzato dalla comunità di Nyanghese. Il villaggio Mugna Nyanghese è stato scomunicato da padre Francesco perché gli abitanti si rivolgevano ad uno sciamano che li aveva soggiogati. La sua paura è che non si ripetesse quanto recentemente successo ad un villaggio vicino al seminario di Mures, dove uno sciamano ha indotto una banda di sbandati a violentare nel villaggio le bambine sotto i 10 anni, rovinando loro gli organi genitali. Elle s'appelle Sylvie, en italien Sylvia, n'est-ce pas? Oui. Ah. L'autre c'est Antonella, Némunyel, y'a Antonella. Ici le riche, Namukala, Namukamutagatifo, Amen. N'y a pas de salle, Ave Agumanino. Ave Agumanino. N'y a pas de Ishe, Omugala. La paura invece del villaggio Mugna era di andare all'inferno. Così in massa hanno chiesto una benedizione e il reintegro nella comunità ecclesiale. Una macchina da cucire preziosa può mantenere una famiglia e le donne di qui, finito il lavoro, la portano sempre con sé per paura di fuoco. Ah, il muro che sono pula? Na uli wangai? Oggi, mattina di Ferragosto che qui non si festeggia, prima di andare a Muzuka, portiamo dal gommista una gomma forata. Chi
choisi de servir. Nyangezi è un centro situato su un altopiano a 1600 metri, circondato da montagne che arrivano a 2200 metri di quota con fertili fondovalli paludose coltivate soprattutto a fagioli. Questi terreni però sono molto adatti alla fabbricazione dei mattoni, che danno un reddito immediato anche se equivalente. Così viene sottratto terreno coltivabile diminuendo le già scarse produzioni agricole, con conseguente aumento del prezzo dei prodotti. E votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu n'a de main que nos mains, Dieu n'a de bien que nos biens, Dieu n'a de bouche que nos bouches, pour annoncer sa parole à travers le monde entier. Allora, queste sono le banane per fare la birra. Ah, sì. Quindi loro stanno facendo la birra qua? No, stanno vendendo la banana. Dove si fabbricano mattoni c'è possibilità di commercio e in questi piccoli mercati si trova un po' di tutto. Ma quello che ci ha colpito di più è l'enorme carico di mattoni trasportato dalle donne e dai ragazzi che così possono pagarsi la scuola. È un giovedì, giornata in cui Padre Francesco incontra le sue comunità di base in parrocchia, così che da Giorgio, un seminarista assegnato qui nei mesi estivi, di accompagnarci sulla collina Randai che domina Nyangezi. Antonella e Franca, un po' stressate, a seguito degli spostamenti dei fuoristrada, ci rinunciano, così a incamminarci siamo solo io, Giorgio e Silvia. Akamwambia mfarume ukiona vema sasa nimeanda meza karibu akamwambia mfarume ukiona vema sasa nimeanda meza. Dalla cima della collina lo sguardo spazia su Nyangezi, dove sullo sfondo si nota la strada che prosegue per Uvira e per il Ruanda, e negli alberi la propedeutica e i tetti della parrocchia. Qua
akamwambia e bwana wangu naomba kuya mimi na wayahudi wote tumetangaziwa kuuawa na huyu adui wangu mtesi naye ni amani mfalume akasimama akamtazama malkia kwa ghadhabu akageuka akamtazama Hamani akasema mtoeni nje Hamani tena mdigeni sanda nyeusi akafia huko akasema E la mattina di giovedì 25, un secondo volo ci porta da Bruxelles a Milano Linate, sorvolando le Alpi svizzere e il Lago Maggiore con Luino. E il Lago di Varese con Gavirate. Peccato che c'è un po' di foschia. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne. Devant le trône, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe. Quelle honneur.